venite con me nel mio mondo fatato per sognare. Non serve l'ombrello e il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me. Basta un po' di fantasia e di bontà. Pietracamela, piccolo borgo a 1000 metri di altitudine, oggi ospita una scoperta e riscoperta. Bambini con i loro genitori inseguono sulle vie del paese, tra i vicoli e i vicoletti, tra un gradino e un portale antico, quelle che sono le tracce di Pollicino. In realtà dovranno insegnare a Pollicino come arrivare al luogo dove poi tutto accadrà. C'è una storia da scoprire, ma i genitori insieme ai piccoli oggi imparano anche qualcosa di più sull'antica storia di questo borgo, Pietracamela. Pollicino, Pollicino, alto un dito e uno stecchino, son grazioso e piccolino. Pollicino, Pollicino, se nell'erba cercherai, prima o poi mi troverai. Sono il vispo Pollicino, dal cervello fino fino. Pollicino, Pollicino, alto un dito e uno stecchino, son grazioso e piccolino. Pollicino, Pollicino, sono furbo intelligente, alto poco più di niente. Non mi chiamano Sua Altezza, ma son pieno di destrezza. Pollicino, Pollicino, alto un dito e uno stecchino, son grazioso e piccolino. Pollicino, Pollicino. Pietracamela, l'ora è di quelle più calde rispetto alla giornata estiva, ma qui si sta veramente bene. C'è stata una piccola adunata che si sta ampliando grazie a Mara Di Giammatteo, regista nonché fondatrice dei Teatri delle Rue, che qui a Pietracamela porta Bios Teatro, quarta edizione. Cerchiamo favole, folletti, personaggi, ma i protagonisti sono i bambini. Esatto, i bambini insieme alle loro famiglie che abbiamo invitato a condividere con noi angoli speciali del nostro Abruzzo, della nostra montagna, e a far scoprire anche il paesaggio e la natura che c'è anche intorno ai nostri boschi, ai nostri borghi e boschi, e con quale miglior mezzo, con il teatro e con le fiabe e degli attori bravissimi che abbiamo chiamato anche da fuori Abruzzo per poter creare degli scambi artistici con i nostri villaggi, che hanno soprattutto bisogno di essere ripopolati e rivissuti come abbiamo fatto anche noi sin da piccoli. Tu sei cresciuta in Termesoli, un paesino che è a un passo qui da Pietracamela. Prima dicevo scherzando, si può andare via Bosco con vecchi sentieri che dovrebbero essere riaperti, tenuti, mantenuti, eccetera. Una volta lo facevamo spesso, ne ho cresciuto in vallata. Adesso i bambini e anche molti turisti che vengono da fuori regione riscoprono queste potenzialità che sono un patrimonio enorme. Sì, esatto, e poi soprattutto i nostri paesi che non hanno una distanza molto distante tra loro, quindi ci sono ancora questi sentieri che hanno bisogno solamente di essere ripercorsi per poter essere riampliati per i nostri passaggi, quindi noi incentiviamo soprattutto la camminata a piedi e il raggiungere un luogo e un altro. Non riveliamo niente di particolare adesso su quello che accadrà, vi dico soltanto che tra poco, passo dopo passo, insegneremo a Pollicino come arrivare dove vogliamo farlo arrivare, giusto? Esatto, e lo faremo lasciando delle parole, delle poesie che possano insomma aiutarlo a trovare il cammino per arrivare a Pietracamela e soprattutto nel cuore dei nostri bimbi. Scavalca le montagne, attraversa i fiumi, Pollicino. Tocca con un dito le nuvole, ma corri. Passando di bocca in bocca e orecchio in orecchio, giungono a noi sempre uguali, seppur un po' diverse. Questa è la storia di Pollicino.
ultimo di 7 fratelli, grande, più o meno come un pollice. E se non fosse stato per lui, per la sua curiosità e il suo ingegno, questa storia sarebbe andata tutta in un altro modo. Pollicino abitava là, in una casupola al limitare del bosco, con suo padre e sua madre. Erano boscaioli, poveri, molto poveri. A quel tempo, nella vallata, c'era la fame, la grande fame, così la chiamava la gente. Pollicino si era dovuta ingegnare a costruire i letti. Ne aveva costruiti 6. 6 piccoli letti a castello dentro all'armadio della cucina. Ma il 7º, quello per Pollicino, proprio non ci stava. Allora aveva raccolto del salice, l'aveva intrecciato ed aveva costruito un nido. E appeso lassù, al soffitto della cucina. Quanto piaceva a Pollicino quel letto speciale, si sentiva al sicuro. Pollicino è stato trasportato in questo bosco a un passo dalle nostre case dal talento di Chiara Tabaroni, che arriva da Bologna, che è dell'associazione, anche compagnia teatrale Baba Yaga. Pollicino affascina sempre e non mancavano le domande su quanto è grande Pollicino, quanti anni è Pollicino, dove vive davvero Pollicino, cosa fa Pollicino adesso. Magari è tecnologico, qualcuno lo chiederà sempre. E i genitori erano forse più incantati dei bambini, quindi il teatro così funziona. Sì, io penso che anche il teatro per l'infanzia non sia, se fatto in un certo modo, non sia soltanto per l'infanzia, perché le storie sono comunque universali, soprattutto parlano di temi
che passano attraverso le emozioni, quindi le emozioni appartengono ai bambini, agli adulti, e il racconto è una dimensione antica, è sempre stata presente, no? Dalle stalle dei nostri nonni a ancora più indietro, quindi la dimensione proprio del racconto unisce, penso, grandi e piccoli in un ascolto del cuore. Che effetto fa quando si arriva sapendo di dover allestire uno spettacolo all'aperto, in teatro, è tutto differente, lo possiamo costruire un po' come vogliamo, avendo i mezzi, ma all'aperto non si sa bene cosa si trova e poi si scopre una casa che potrebbe essere davvero la casa di Pollicino, così come di altri personaggi, ci si emoziona anche da attori? Sicuramente sì, quando sono arrivata qui già la strada che porta a Pietracamela è come... è un inizio già del viaggio, è l'inizio già della fiaba di Pollicino, già giungere qui. Poi qui potevo scegliere fra questo posto e l'altro, nella piazza, e ovviamente è questo ha richiamato, queste pietre antiche, il prato davanti, questa dimensione raccolta fra i massi, ed era proprio pronto, diciamo, era uno spazio che era già qua. Pronto per Pollicino. Destino, quindi. Abruzzo dal vivo in questa edizione sta facendo scoprire a abruzzesi e non tanti luoghi anche diversi dal nostro immaginario, difficili a volte da raggiungere perché ci vuole pazienza, la strada tortuosa, a volte alcune parti si raggiungono a piedi, si arriva sia al borgo, però poi bisogna salire, scarpinare come hanno fatto i bambini oggi lasciando messaggi in giro per Pollicino. E che effetto fa immaginare il posto dove si deve arrivare per un attore? Nascono altre storie, nascono altre idee, nascono altri testi. Una volta che si arriva, ma il percorso per arrivare fa partire altri viaggi? Sicuramente sì, e più che altro quando si ritorna, diciamo, al proprio paese, il dopo, probabilmente anche domani andrò un po' a esplorare, mi sono presa 2 giorni, diciamo, perché arrivare fin qua e non osservare, non scoprire che cosa c'è attorno, mi sembrava un'occasione sprecata, quindi domani andrò a esplorare le montagne vicine e tutti, cioè, mi è venuta la voglia vedendo anche le piccole piazze, le piccole case, i vicoli, sì, vengono altre idee, poi la mia testa è sempre un pullulare di progetti, di idee, di intrecci anche con le persone, questo è importante, quindi anche grazie a Mara di Teatro delle Rue di avermi invitata, e diciamo che è una tessitura, ecco, che è iniziata e continua in qualche modo, tutte le volte che si arriva in un posto. Vuol dire che ha funzionato l'idea iniziale di Abruzzo dal vivo, che grazie a dei fondi destinati specificamente alla rivitalizzazione di borghi che hanno subito danni e anche lo svuotamento a causa del terremoto, delle grandi nevicate di qualche tempo fa, purtroppo adesso hanno bisogno di una botta di vitamina, diciamo così. E se anche per chi viene a lavorare in questo ambito l'effetto funziona, vuol dire che l'obiettivo è stato raggiunto. Sì, direi assolutamente sì, anche guardando i visi delle persone che sono arrivate qui nella camminata, in questa dedicarsi un tempo di condivisione in uno spazio che anche magari ora non più così toccato dal turismo per tutte le vicissitudini, ahimè, fra terremoti e nevicate. E quindi sicuramente avete dato una buona possibilità al territorio. Grazie Chiara e buon viaggio per tutto quello che sarà il futuro dei percorsi di Pollicino e degli altri. Grazie mille a voi, grazie. Divertitevi bambini, abbiate fiducia in voi stessi, rispettate gli altri e amate la loro diversità.